Telecamera, ok, finalmente e ben ritrovati, signori miei carissimi, col nostro Outlast. La Bibbia. E poi c'è anche la Fibbia. Allora, signori miei, sto registrando di seguito. Ah, è passato un po' di tempo, sinceramente, perché sono andato a fare la spesa e verso l'ending dell'episodio scorso siamo stati attaccati. Questa tempesta perfetta. C'erano le strade allagate, c'era il sole, poi è venuto un grigio, un imbigimento improvviso, acqua che veramente era il lago di Garda sopra le nostre teste che l'hanno mollato gli arcangeli, si sono divertiti ad allagarci, c'erano le strade veramente allagate, cioè l'acqua arrivava alla caviglia in certi punti. E poi ha pensato bene di tramutarsi in grandine anche, tra l'altro, quindi qua c'è Papà Notte. Non vedo l'ora di incontrarlo sperando che faccia una fine bieca. E niente. E questa è la giornata, gli ha detto. E in poche parole. Non vedo un cazzo qua. Ma che non ricarico le pile, porco cane. Ce l'abbiamo? Tre. Vabbè. Adesso dai. Evitiamo di metterle. Ok, le mettiamo. Ho cambiato idea. Lascia stare. E luce fu. Guarda. Vabbè, ma qui praticamente, scusami, non c'è un'uscita, c'è solo questa cazzo di nota. Che è visibilissima anche al buio. Allora la prendiamo. Però giustamente lui per salvarla accende la luce. Io spengo perché non sono mica stronzo. La carta è un bene prezioso, qualsiasi utilizzo diverso dalla stesura di copie del Vangelo di Notte deve essere autorizzato preventivamente da un diacono. I furti e gli sprechi di carta saranno puniti col sangue. Oh, Madonna. Esagerato. In poche parole. Ah no, ma guarda, si continua da qua. In poche parole, ho staccato anche un attimo, anche ho preferito appunto andare a godermi questo finale di tempesta e andare a fare la spesa, tra l'altro, perché nello scorso appuntamento abbiamo vissuto una fase che sinceramente io non vorrei diventasse un po' il grande difetto di Outlast, ma sicuramente, cioè di questo Outlast 2. E invece potrebbe veramente essere così, lo capiremo più avanti. Questa è una scuola, praticamente. La scuola cattolica di Not. La scuola insanguinata di Not. Pile bende a scuola. Però c'è la maestra morta, eh. Oh. Ah no, figo. Ho visto fuori dalla finestra, sembrava ci fosse qualcuno. A parte che c'è il Cristo Re in croce. Don't be afraid, you're going to heaven. Non avere paura che andrai in paradiso. Dai, ma perché le registrazioni sono così lunghe? Oddio. What the fuck? Cos'è? Am I losing it? Si sono aperti i banchi. Ecco cos'è. Oh, paranormal. Godos. Allora, fammi vedere. Going to heaven. Before they kill the children, you should have loved me. What am I doing? Non è fottuto di testa il nostro Blake. Comunque, vabbè. Mi sbaglierò. Comunque. Maestra, t'a posto qui? Ti hanno ucciso perché ti sei opposta o era scritto che morissi anche tu? Non lo so. C'è il solito moscarolo incredibile. Dizionario d'inglese. E vabbè. Delle bende no, eh? A parte il fatto che ho notato anche una cosa, ragazzi. Forse mi sto. Oh merda. Cosa portava la scuola? Le viscere. Questo ha portato un pesce. Ma come? Era la sua merenda.
No, vi dicevo, ho notato una cosa, che se si rivelerà vera potrebbe essere un buon metodo per rompere il gioco. Nel senso che nello scorso appuntamento io ho ricordo che ci siamo salutati con una bella cornice rosso sangue intorno alla nostra visuale. Io non mi sono curato qua, ho fatto solo continua. E mi sembra più che sano il nostro Blake. Vabbè, ricontrollerò. Ma magari possiamo anche provare appena ci feriranno. Allora, vediamo se c'è qualcosa di interessante. Mi è rimasta impressa quel botto d'acqua, perché poi è durato anche parecchio, cazzo. Quelle classiche cose che non portano nulla di buono, soprattutto nelle nostre zone con terra argillosa. Non voglio tirarla, quindi non dico niente. Allora, obiettivo: i figli non devono temere il proprio dovere, ma gioirne in quanto spalancherà loro le porte del paradiso, sì. Concetti chiave: non esiste il dolore in paradiso. Papa ti ha dato la vita e la tua vita gli appartiene. Beh, ovvio. Dio ti ha dato la vita e la tua vita gli appartiene. Potresti essere tu stesso il nemico e non saperlo. Il tuo timore è uno strumento nelle mani del nemico. Dio sa quel che è meglio per te. Lavoro studio. La balena salvò Giona quando stava per affogare. La balena Giuseppina. Gesù nel deserto con Abramo uccise Isacco nel suo cuore. Progetto, disegna angeli, che potrebbe essere il nemico? No, cacchio, sembrava una bendina. Devo uscire di qua? Sì. Sei un idiota. Sei un vero e proprio idiota. Beh, ragazzi, sai cosa facciamo? Ci proviamo adesso. Tan tan tan, tacatan, yes. Lo facciamo in diretta, non taglio niente. Continua, vai. Senti la mucca. La stirpe di Adamo, essendo corrotta senza possibilità di salvezza dalla stirpe di Caino. Circoncisi ma ostinati. Beh, insomma. Pagani nel cuore, frutto immondo della lussuria dei vostri padri. Note 2, 3. Va bene. Dai, che non voglio tagliare il. Leggete queste fantastiche frasi che vi allietano la giornata. Così ci godiamo questi caricamenti. Perché voglio vedere se effettivamente ti cura. Cioè, non solo ti cura. Non solo ti cura, ma ti sposta anche. Beh, vabbè, noi eravamo qui, comunque. Siamo caduti giù dal tetto. Comunque, sì, ragazzi, ti cura. Abbiamo rotto il gioco. Quindi le bende non sono più un problema, in poche parole. Perfetto. No problem. Il problema sono le batterie, però. C'è una nota. Spegni ste cazzo. La signorina Carson mi ha detto. Vabbè, ma non c'è il sangue, facciamo così. La signorina Carson mi ha detto. Ah, ma perché è un analfabeta? No, è un bimbo minchia dei giorni nostri. Sinceramente, non è nulla di diverso da quanto non si legge in alcuni commenti YouTube. La signorina Carson mi ha detto di non dirti cosa vogliono fargli, ma non ha detto che non potevo scriverlo, quindi ti prego non lasciare che mi uccidano. Un bacio a te e papà. Giuliana Moreira, l'ultima nota di Giuliana, per quello ho scritto un po' così, perché era appena arrivata in Italia. Saluto Giuliana che ci abbandona. Il carro della morte. Ah, devo passare di qui praticamente col How do I get over carretto. there? Ci sono le Vince, mani sanguinate. climb that. Just need someone to Ma stand ci on. sono dei brutti signori qui. Guarda. C'è la vecchia invasata. Non mi sembra una buona idea. Però dobbiamo andarci. Bei giochi, cavolo. Questa qua. Scuola col parco giochi dei bambini. Sono le teste impalate. Vabbè. Si allenavano a fare il Conte Vlad.
per guidare. Chi cazzo è quello lì? No, Marta. No, oh cazzo. Non voglio andare da Mazza Marta. Saliamo. Ok, però lei ci ha visto. Sa che vogliamo andare. Sa che vuoi. Cosa sta cantando quella? Wonderwall 2 days. Sa che vogliamo venire qui, quindi se ci becca ci sarà un'altra ennesima che appunto vedrai. Vedrai che come penso io. La natura di Outlast 2 sarà il trial and error. Su difficile, cioè su incubo. Però, tanto abbiamo trovato una bella meccanica per curarci a gratis. Ah, guarda dove siamo! Abbiamo fatto il giro finalmente, Madonna. Allora, Mazza Marta è andata di là, io direi che noi andiamo di qua. Sembra libero. Parte sta idiota, vabbè, che canta. Fuori come un'assa. Questa si apre? No. Morto. Sono le vittime. Cazzo. Di Marta. Vabbè, ma voglio andare a vedere il Jesus. Ok. Ho le visioni però. Ok, qui. Soliti nascondigli, solite cazzate. Dov'era la tipa che cantava? Non era qui davanti a Jesus Christ? È andata via? Che quanti morti, cazzo. Ah, eccola! No, 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 no. È abbastanza tranquilla la vedo, però dovresti starmi su d'addosso. Oddio, no, ma mi vede. Va via pianino, ma mi vede questa qui. Guarda, guarda che versi che fa, madonna, mica normale. Allora, dato che sei un po' sociopatica, no, no, no. No, 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 sta arrivando. Sì, va via pianino, ma vado via piano anch'io, ok. Io mi insinuo qua, vaffanculo. Boh. C'è un cancello chiuso. Delle casupole. Ah, ma siamo qui. Ma è sempre la stessa zona. Oh, ma è la benda. Non ci serve più, Madonna. Che la prende con una rapidità incredibile. Preferì una batteria allora. Cazzo, però non è che magari ti ricarica la pila. No, no, la pila non te la può ricaricare. Pila no. Perché è un indicatore visibile a schermo, quindi no. È un dato matematico, nel senso, hai tot di pila. Quella è una nota? O è la nota che abbiamo già preso? Non lo so. Hai un tot di pila, quindi tipo hai un 40%, stacchi la partita, riparti al 40%, non penso. No, no, è una nota che non abbiamo preso. Mentre invece la vita in quel gioco qua o sei ferito o sei a posto, in poche parole.
Spegni, cazzo. Allora, mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho offeso il profeta, molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Merito e desidero il tuo castigo e anche di più, finché la grazia tua e del profeta Not non mi mettano in condizione di rinunciare al peccato. Non ce ne frega nulla. Veramente. Al momento, ok, l'unica cosa che ci interessa è recuperare nostra moglie. Una bella latrina, non c'è una pila qua magari. Questi sono posti dove le pile ci sarebbero, so facile, perché vedi, quando c'è una torcia, quando c'è una radio, una roba del genere, è per giustificare la presenza della pila. Era così anche nel primo. Il fatto è che se lo giochi a livello troppo difficile, o addirittura incubo, come stiamo facendo noi, quei luoghi lì la pila non la trovi perché è tutto molto più risicato come quantità. Ok, noi siamo saltati fuori di lì. La tipa che vagava ci ha perso perché è un idiota. Ok. Quella è sbarrata. Ecco qua, ecco qua, vedi? Qua c'è la pila. Ottimus. Allora, ma dobbiamo. Scusa un attimo, ma quel carro qua. No. Sì. Dobbiamo fare quello che abbiamo appena fatto. Bene, le mani compenetrate col tubo. Salvate. No. No, 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 no. Cazzo, mazza Marta. Cosa? Oh no, 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 no. Fanculo. No, no, no. Porca troia. Ok, finita, è la fine. Boh, shottati. A posto, grazie. È velocissima, guarda, ma poi perché è alta 16 metri questa qui? Non ho capito. È velocissima e ci shotta, anche se siamo full vita, perfetto. Perfetto. Quindi, è scriptato, salta fuori quando noi spingiamo il carro. Yo, do you want it? No, no, no. Cazzo. Telecamera, imbecille. No! Due palle, madonna. Grazie, simpatica. Niente, sì. La meccanica che temevo è si è rivelata. Merda. Figa quanto. Cioè, ragazzi, col tasto. Merda, merda, merda. Col tasto per abbassarsi sul cerchio, veramente. Io faccio il giro da qua, che cazzo me ne frega. No, 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 basta correre, basta, riposati. Porca tro... Cioè, ma è scema, ma è ancora lì? Ecco, boh, finita la stamina. Madonna, mi sta scoppiando il cervello. Forza di correre. Cazzo, questo non l'abbiamo mica preso. Ci dobbiamo nascondere però. Voglio andare a prendere la nota, ragazzi. Anche perché se la prendiamo poi moriamo, almeno ce l'abbiamo salvata.
Però siamo così vicini al successo. Merda. Beh, ascolta, Nota, ciao. Ciao, Nota. Fanculo. Stronza di merda. La Nota la prendiamo poi. Prossima run che non ci sarà mai. Vaffanculo. Tanto ci sono scritte delle cagate, basta. E anche di trama, ok, mi intriga il fatto di voler andare a trovare mia moglie e capire qua bene cosa sta succedendo, però sono più intrigato dalle fasi dentro la scuola, io sinceramente. No, non ricarico. Anche se ho la pila, non voglio ricaricare. Figa, Mazza Marta è praticamente la nostra nemesi. È appunto il nemesis di Resident Evil 3. Per tutta la campagna ci romperà il cazzo. Ah, pensavo fossi ancora vivo che mi stessi guardando. Ci vedo. Qua sono stati furbi in Outlast 2 per obbligarti a usare la batteria. Quando la pile scarica non solo vedi poco, un pochettino continui a vederne nel buio, vedi. Però ti... che si sfuoca la visuale. Oh! Vai! Ti si sfuoca la visuale. The chapel is supposed to be sanctuary. Quasi. Peccato che sei nel posto più sbagliato. Cazzo, guarda, quella nota lì era proprio mancante. Chapel's gotta be close. Vedi? Questa qua, sicuramente. A parte che ne abbiamo mancate diverse. Qualcheduno, sì. Questo non l'abbiamo neanche visto. There's not supposed to be anything for miles. But e invece. Fuck, was alone out here. Proprio non è segnato sulle cartine questo villaggio, questo luogo, anche perché non mi sembra il luogo di villeggiatura più fico che ci sia. Dai, sa, metti la batteria, porco, che non ci vedo una sega, Dio santo. Ma tanto non ci posso andare in ste case. Però c'è un'altra strada qua. C'è la Madonnina dei Riccioli d'Oro. Una nota. Vedi, sono queste solite. Ma non sapevano proprio cosa scrivere i programmatori, cioè, a parte. Nel peccato di Caino queste ossa sono segnate fino al giorno del risveglio nella terra riposate. In un grembo ignoto il nemico si annida, armato del mio osso il Signore lo sfida. Il castigo meritiamo, poiché nati nel peccato, l'inferno non attende, questo mondo è spietato. Difendiamo la fede con il corpo e con il cuore, uccidiamo il diavolo nella terra del Signore. Oh Sion, oh Sion, ma baffanculo. Sembra canzone di Moreno. Big Hero 6-6. Madonna. Quello sì che fa paura, cazzo. Moreno, ascoltarsi l'album di Moreno, quello sì che è terrificante, secondo me, come esperienza. Niente, dai, andiamo alla cappella, vaffanculo, se no, mi sono rotto anche un po' la minchia. Bella, però. Not bad. Un'ambientazione. Cosa ci sarà? La Madonnina che piange, mamma mia. Queste qua piangono davvero, cioè. Cosa stanno facendo? Oddio! Giuda! Quello quindi è una persona buona, immagino. Leggiamo qua, poi andiamo. Bla bla bla, aspettiamo che passi l'iconcina, se no non si apre. Al reverendo profeta Sullivan Knott, da Laird Byron, per mano di Nick Tremblay. Grazie per le ulteriori copie dei tuoi Vangeli. Ne ho fatto dono ai membri del mio gregge con mente e occhi ancora integri. Ma perché legge, scrive in maiuscoli, in cap lock?
Sta urlando, bimbo merda anche questo, affinché possano leggerli, ma gli abbiamo bisogno di più sacramento, sia per consumarlo durante la comunione. Lamenta di averne ricevuto meno di quanto da te promesso. E sebbene io sia perfettamente in grado di tenerli a bada con il mio tono fermo, con il tono fermo della mia voce, il forte pugno della mia monta, preferirei un approccio più mite. Tu sei il diletto di Dio, una benedizione per noi tutti, Lercia. Ma fa culo, ma no. Sti furoni di merda. Che un po' l'ambientazione che troveremo questa, ragazzi, di questi estremisti religiosi, sociopatici, vabbè, questi sono proprio esagerati, ma neanche tanto facendo riferimento a quello che sarà l'ambientazione del prossimo. È un nascondiglio questo. Del prossimo Far Cry 5. Ci sarà proprio. Mary. Dovremmo avere a che fare con gente del genere, anche lì. Pochi morti. My name's Blake. The outsider. Profano. The father. I'm not anybody's father. I just killed me. You have to kill me. Mi ha cavato gli occhi. Vabbè, Noth is sì, ha coming back. chiesto chi è. With Mare. La He'll hurt her torturerà. and I'll talk. If you kill me, he won't have reason to hurt her. Ah no. Please. Devo nascondermi? Salvataggio, infatti. L'avevo intuito. Cazzo, che bel suono. Mi è arrivato in cu. We found her, Lizard. Eccolo qua, è Ciccio Gravity marks Bombolo. the skull, not the actions of a woman unburdened by an Ca. Oh, God. Answer your yoke mate, honey. Ma He can't potevamo anche save you. ucciderlo. It's me, Sembra il Josiah. pinguino Please, tell him I don't. Let her ancora più go. obeso. Oh, God, È Mary, sua I'm moglie. sorry. I didn't want. God hates vanity. So do I. The outsider woman has this world's destruction in her womb. But Val and his apostate stole away the unborn enemy. The fiend's father has escaped. She will bear her filthy yield before dawn. We have Ignobile only creatura. these few hours to find her and kill her and Ah, è save this scappata, Lin. paradise from hell everlasting. Ottimo. Where is she? Nostra Where moglie. did Val take her? This is for you, Josiah. Guarda quante frustate, Make the quante woman segna. scream. Where's the woman? The womb that harbors the Antichrist. Ma se io uscissi, morirei. Sì, vabbè, ma perché ti devi mettere proprio lì che non si vede? Obeso, cazzo. The King of World of Warcraft. I'm sorry, Mary. I'm so sorry. Where is the woman? The mines of the mountain. La miniera. Val has her in the mines. You'll never get her back. Not before the birth. We are the hands of the Lord. We cannot fail. Sì, peccato che ci ballano dentro le mani e i polsi, cazzo. Oh, ma che brutta animazione, ma cazzo. The mines.
Va bene, dai, comincia un attimino a ingranare. Abbiamo visto anche Papa Ciccio Bastardo qui. They always hurt women to punish men. It's sick. It's cowardly. Quindi è meglio che ti scanti, che magari cominci a padroneggiare qualche arma da taglio. Adesso vuoi salvare tua moglie. Che cazzo è? La musica? Tutta strana così. Ok, signori, salutiamo Mary, grazie di tutto. Si sono tirate anche le sopracciglia, secondo me. Sono messo un po' la cazzo di cane. Va bene, questo che cacchio sarebbe? No, collana, no? Collana, qualcosa. Non lo so. Grazie anche a Giuda che non ha parlato, almeno. E la musica è tutta contorta. Signori, varchiamo questa porta nel prossimo appuntamento, io direi. Verso le miniere a questo punto. Grazie a tutti, condividete e fatevi sentire nei commenti. Ciao ciao!